il cliente si apre e si mostra solo se il counselor lo fa, solo se sente in quella situazione l'autenticità del counselor. Per cui in questo colloquio ciò che cura è la persona del counselor, la sua capacità di essere vero, di essere se stesso. Per cui questo corso fondamentalmente è un corso di autoformazione. Alla fine del triennio darà un diploma per chi lo vuole, ma è sbagliato, perlomeno in questa scuola è sbagliato iscriversi per il diploma. La motivazione secondo me più corretta e quella che funziona di più è fare su di sé, sperimentare su di sé il percorso, passarci dentro, perché solo questa esperienza può creare la cura. Il percorso per cui è un percorso dentro se stessi, da un punto di vista esistenziale, per cui non teorico, anche se viene usata la parola, viene usato il metodo del parlare. Il problema dei giovani non è tanto di tipo psichico, ma di tipo spirituale. I giovani non credono più che vivere abbia un senso, che ci sia un motivo per vivere. Sono per cui condannati al vuoto, all'insignificanza, e questo è il buco da cui entra la droga, o il sesso, o il carrierismo, o il succo, tutte quelle cose lì. Lui dice che se riusciamo, io l'ho provato personalmente sulla mia pelle, ma anche nel mio lavoro, se riusciamo a credere che la vita ha un significato, vuol dire fondamentalmente che c'è un motivo per cui ci siamo incarnati. E lui dice che ci siamo incarnati perché avevamo un compito da svolgere. Se noi riusciamo a credere che essere venuti al mondo non sia stato un caso, che non sia stato un errore o un presentimento bucato, ma sia stato un senso che ci ha portato in questa vita, perché avevamo qualcosa da fare, tutta la sofferenza dovuta al nostro passato, dovuta alla nostra mente, sparisce, o comunque si riesce a sopportare. Spiritualità vuol dire la capacità di sapere che oltre a mangiare e bere e lavorare c'è qualcos'altro che rende la vita significativa. C'è forse da reimparare e da ricredere che tutto non finisce qui, che c'è un'energia che ci lega, molto di più di quanto ci leghi il corpo, la mente. C'è una... c'è il cuore. Spiritualità, il cuore che si apre e manda un'onda che arriva a chilometri di distanza, e in quest'onda chi si trova dentro guarisce, anche chi sta morendo guarisce, perché non è solo. La spiritualità è non essere mai più soli. La spiritualità è la ricerca dell'esperienza diretta del divino che è in noi. Io continuo a chiamarlo fuori, la parte del Dio in noi, questo famoso regno che è in noi. E per cui l'ultimo anno noi lavoriamo, prima di tutto per imparare a controllare e dirigere il nostro pensiero, le nostre emozioni, il nostro ego, a calmarlo, a volergli bene, ma di stare un attimo calmo che adesso c'è da fare. E poi impariamo a prenderci cura dell'anima. Quest'anno il corso è cambiato, per cui chi ha fatto altri anni ha evitato di farsi il terzo, perché andiamo un po' più dentro alla sapienza del cuore, per cui dell'anima, ci occupiamo direttamente dell'anima, che è un'altra delle cose di cui non si occupa più nessuno. L'anima è la parte che è in contatto direttamente con le dimensioni trascendenti dell'essere. Dico un sacco di banalità, ma insomma le parole sono così. L'anima è la capacità nostra di sentire l'amore di Dio dentro di noi, e per cui di sentire che tutti gli altri sono amati esattamente come noi. Per cui il terzo anno lavora su questo, sulle parole.